riuscire magari in occasione di questa assemblea aperta, riuscire anche ad annunciare, avere la forza e il coraggio di annunciare che anche nella provincia di Trieste apriamo la stagione congressuale per avere una nuova assemblea provinciale ed un nuovo segretario. È stata annunciata per mercoledì 1 marzo dalla segretaria provinciale ad Elepino l'assemblea del Partito Democratico Triestino. Ma il consigliere comunale Marco Toncelli, espressione del gruppo che fa capo al senatore Francesco Russo, pur apprezzando l'iniziativa in quanto sottolinea era da mesi che chiedevamo un momento di confronto aperto anche per rispondere a una precisa esigenza di tante persone desiderose di impegnarsi con noi nell'attività politica, critica la data prescelta. Soprattutto perché si tratta di un giorno infrasettimanale e quindi molti aderenti, sottintendendo in particolare i parlamentari come appunto Francesco Russo, non potrebbero presenziare. Suggerisco magari di fare questa assemblea o di giovedì o di venerdì, in maniera da favorire veramente, se questo è il nostro intento, favorire veramente la più grande partecipazione di pubblico, anche prendendosi, se serve, prendendosi gli insulti, perché noi dobbiamo ripartire veramente da zero. Noi ancora oggi, comunque, ripeto, abbiamo dei consiglieri regionali, siamo presenti in consiglio comunale, abbiamo dei parlamentari, quindi non è che la storia del Partito Democratico sia zero, anzi abbiamo ancora di più maggiore responsabilità di fronte alle persone e di fronte al Paese, proprio perché al netto delle nostre beghe, e lo scrivo in maiuscolo, che sono delle beghe purtroppo, al netto delle nostre beghe interne, comunque dobbiamo rispondere a quello che è, si usa dire, il nostro maggior azionista, ovvero le persone che ci hanno votato, o comunque le persone verso le quali poi ricade la nostra politica.